E apriamo dunque il nostro ambulatorio ortopedico con una eccellenza davvero del nostro paese. Io saluto subito il professor Alessandro Gasparrini, che è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vertebrale Istituto Rizzoli di Bologna, sempre al centro di notizie eccezionali. L'ultima in ordine di tempo, professore, è fantastica perché ha scongiurato la paralisi ad una ragazzina, di una giovanissima di appena 16 anni che camminava in posizione curva a 90 gradi. Lei è riuscito con tutta la sua equipa a portarla in piedi, a scongiurare davvero la paralisi. Eccezionale, un intervento fantastico, grazie. Fantastico davvero, grazie di cuore. Torniamo al tema invece di questa sera, perché parliamo di una patologia che riguarda molti di voi, parliamo dell'ernia del disco. Allora iniziamo subito a capire quali sono le cause di un'ernia del disco, professore. Allora, l'ernia del disco non ha una causa sola, ma ha una genesi multifattoriale, si dice. Quindi ci sono molti fattori che possono far venire l'ernia del disco, cioè il disco si rompe e dal suo interno esce il contenuto, che di solito si chiama nucleo polposo. È un pochettino come un bombolone alla crema, dove le pareti di questo bombolone si rompono ed esce la crema. Quindi la crema è l'ernia. Quindi questa, la genesi può essere, cioè, quindi può essere o un difetto di postura, quindi che nel tempo rovina le pareti di questo disco. Quindi anche un sovrappeso, una diminuzione della massa muscolare, degli sforzi ripetuti, continui, un lavoro fatto in posizioni sbagliate. Possiamo sfruttare il modellino, certo, per capire un po' le, certo, cause, un po' dove si forma, insomma, l'ernia. Intanto vediamo, il modellino ci dimostra che la colonna vertebrale è fatta da tante vertebre. Le vertebre lombari sono quelle, insieme alle cervicali, che si muovono di più. Fra una vertebra e l'altra c'è il disco, che il disco è questa struttura che ci permette di muoverci, di saltare e ammortizza il nostro movimento, quindi è una cosa molto utile. Quando questa cosa utile si danneggia, può diventare dannosa. E quindi esce il contenuto del disco e va a comprimere, vedete qui questa cosa gialla, è la radice nervosa. Quindi l'ernia è questa, è raffigurata in questo modellino rossa, in realtà nella vita è bianca, quindi è gelatinosa, e va a comprimere la radice nervosa. Con il dolore, immagino, con il dolore. Con tanto dolore. Allora, dobbiamo fare una valutazione clinica. Io chiamerei il nostro paziente di questa sera, Bogdan, facciamo un applauso, vieni. Così il professore ci aiuterà a capire come si fa la diagnosi clinica. Certo. Allora, quali sono, allora, come si fa? La prima cosa che si fa piegare il paziente in avanti. Quindi si chiede al paziente con le gambe dritte, con le ginocchia dritte, di andare in avanti. Questo ci dimostra un po' di cose. Uno, la muscolatura posteriore quanto è retratta. Vedete, se il paziente va giù molto snodato, eccetera, vuol dire che ha una muscolatura molto allungata, che può essere anche una cosa non sempre positiva, perché vuol dire che la colonna ha bisogno di un sostegno. Se invece andando giù il paziente si piega da una parte, perché sente dolore, quindi va in scoliosi, si dice, si deforma la colonna, vuol dire che lì ha una compressione, e quindi per evitare la compressione si sposta dalla parte opposta rispetto al dolore, per non sentire dolore. E quindi, già questo è un primo test, no? È un primo test. Vi indirizza. Poi di solito facciamo sdraiare il paziente, che il paziente si dice in posizione supina, cioè a pancia in su, viene un po' più giù. Sennò... Esatto, sì, no. Esatto. Uh-huh. E poi si fa un test che si chiama test di Lasaeg, dove tu cerchi di stirare le radici nervose. I pazienti, delle volte, appunto quelli che hanno mal di schiena, hanno una retrazione della catena cinetica posteriore, quindi tutta la muscolatura posteriore. Quindi delle volte fanno fatica ad andare su con la gamba, sia da una parte che dall'altra. Però delle volte, quando facciamo questa manovra, il paziente non riesce a tollerarlo, perché già tirarla su di 20 gradi provoca, certo, un dolore pazzesco alla gamba. E quindi vuol dire che il Lasaeg è positivo e hai una compressione a livello della radice nervosa.
Questa è la valutazione clinica. Sì. Immagino che deve essere supportata da delle immagini, da una diagnosi. Allora, spostiamoci qui al touchscreen, professore, perché lei ci ha portato... Allora, quali sono gli esami fondamentali per poter capire esattamente se si tratta di ernia del disco? Perché immagino che lei si è fatto già un'idea, no, del paziente. Ma in realtà viene supportato da cosa? Allora, innanzitutto ci sono mille metodiche diagnostiche, radiografie per vedere il paziente come è in piedi, la TAC per valutare l'osso, la densitometria ossea per valutare la componente minerale, però per l'ernia del disco l'esame più facile da capire è la risonanza magnetica. Voi vedete qua una risonanza magnetica, adesso attiviamo le immagini, ecco. Allora, qui che cosa vedete? Stiamo vedendo? Allora, noi stiamo vedendo due proiezioni. Alla vostra sinistra vedete una proiezione si dice sagittale, cioè le vertebre, vedete queste qua sono le vertebre, queste, una e due. Esatto. In mezzo alle vertebre c'è il disco, che è questo qua, e vedete che l'ernia esce e va a comprimere il midollo, che è questo qua, bianco. Che è quello che crea dolore. Che in realtà, no? Non è midollo, ma è radici nervose, si chiama cauda equina. In quest'altra immagine a destra, vedete che la vertebra, la facciamo sempre gialla, perché sennò è questa qua, e l'ernia è questa qua rossa. E vedete che questa cosa qui che viene compressa è il sacco che contiene le radici. Quindi immaginate quanto compressa può essere e quanto dolore può avere a causa di questa compressione, perché da qui esce la radice che va alla gamba. Immagino, per cui tanto dolore. Torniamo a parlare adesso di terapie, professore, torniamo per vedere, perché lei ci ha portato degli strumenti, no? Sì. Prima di ricorrere, di parlare di chirurgia, parliamo di terapie che voi chiamate terapie conservative. Allora, in che cosa consistono queste terapie? Allora, partiamo da un presupposto. Ci sono dei trattamenti che possono essere infiltrativi, locali, molto, invece di dare una terapia sistemica che dura per tanto tempo, e allora si può iniettare intorno alla radice nervosa una sostanza, che di solito è una sostanza, uno steroide, quindi il cortisone, insieme a un anestetico, per fare in modo che quella radice venga sfiammata praticamente. Allora, parliamo allora dell'intervento, il suo campo di lavoro. Certo. Come si opera un'ernia del disco? Allora, quando andiamo a levare un'ernia, vuol dire che andiamo a levare una cosa che non è che andiamo ad aggiungere. È come se uno andasse dal gommista, c'hai una gomma bucata e ti leva la gomma. Non è una cosa propriamente corretta. Quindi dobbiamo cercare di levare la compressione facendo il minimo danno. Quindi adesso ci sono delle tecniche molto poco invasive. Se vedete, ho portato a dimostrazione queste cannuline, quindi attraverso un'incisione di mezzo centimetro si arriva in prossimità dell'ernia, poi attraverso la cannula, la camera di lavoro, si infila appunto un'ottica, quindi ti permette di portare il tuo occhio vicino a dove è il problema. E poi attraverso delle pinze, delle micropinze, adesso cerco per favorire la telecamera, delle micropinze si entra dentro a questa camera di lavoro e vedete questa pinzetta, non so se si vede dalla telecamera, prende l'ernia e la porta via. Ecco, e dopo un intervento del genere come sta il paziente, professore? Allora, questo intervento sa un po' di miracoloso, perché non avendo più la compressione, il paziente si sente subito bene. Naturalmente non è che è guarito lì, si è levata la compressione, il problema che aveva del disco malato rimane. Quindi tutte le indicazioni che servono per evitare che un'ernia recidivi o che venga da un'altra parte vengono mantenute. E dopo un intervento del genere c'è bisogno di fisioterapia, di fare... C'è bisogno prima... E dopo. E allora io farei entrare subito la sua fisioterapista, la dottoressa Eleonora Melloni. Benvenuta, dottoressa. Allora, cerchiamo
di capire esattamente che cosa consiste il percorso fisioterapico dopo un intervento di ernia del disco. Appena operato viene spiegato al paziente cosa non fare, movimenti da evitare, quindi le massime flessioni, per esempio le rotazioni e il come muoversi a casa nei primi giorni. Allora, in genere partiamo con una respirazione chiamata diaframmatica, facciamo prendere dentro l'aria al paziente non tanto nella parte alta ma nella parte sottostante, dentro l'aria dal naso, gonfiando la pancia. E quando butto fuori l'aria dalla bocca cerco di scendere con il torace e con lo sterno verso il lettino. Vedete già? Esatto, bravissimo. In questo modo vado a mobilizzare appunto il torace, la zona cervicale e il diaframma. Ecco, la postura, no? Cioè la postura è anche importante, no, esatto, dottoressa? Esatto, noi in ambulatorio tendenzialmente usiamo questa tecnica di terapia manuale che si chiama rieducazione posturale globale e che ci aiuta a lavorare sia in loco ma ci serve appunto a rimettere in asse il paziente in toto. E lavoriamo appunto in posture guidate, quella principe per l'ernia al disco è questa, pure giù in piedi, si chiama ballerina, capirete il perché, è un po' complessa adesso farla così, ma allora, talloni vicini e le punte un po' in fuori. Okay. Ah, questa è la postura del ballerino? Ballerina. Ah, ballerina, femminile. Mettiamo un po' di più le ginocchia e indietro col sedere. Ok, indietro con le spalle. È un ottimo paziente, molto rigido. È bravissimo, rigido. Bob, fai il ballerino tu. Ti immagino. Dovrebbe fare un po' di fisioterapia, assolutamente. E da questa posizione riesco comunque a lavorare in decompressione su lui. È molto rigido, quindi dovrei adattare un po' meglio la posizione. Non fai il ballerino, adesso questo l'abbiamo capito. Adesso prendete un po' con le pinze. Ovviamente dovrei essere più spogliato per lavorare meglio. Riesco a lavorare in decompressione e da qui riesco a correggere appunto gli eventuali compensi a tutti i livelli per riportare il paziente il più in asse possibile. Molto importante, ci tengo, è che il paziente faccia gli esercizi tra una seduta e l'altra per mantenere il lavoro, ma soprattutto il lavoro è incentrato sul fatto che lui prenda coscienza dei movimenti e le posture sbagliate che si assumono durante la giornata lavorativa. Io vedo quotidiana. Dietro le quinte che si aggira a Gilles Rocca. Io intanto ringrazio Bogdan, se ti puoi accomodare tra il pubblico, perché vedevo, eri interessato. Pure tu vuoi fare la posizione ballerino? No, la ballerina, guarda, la ballerina. Aspetta, di tutti gli uomini. Esatto. Indietro a sedere. Esatto. Esatto, stendo le ginocchia. Beh, stendo dietro. Non è rigido come il paziente. Non è un buon paziente. Ma lui, ma tu fai ogni tanto fisioterapia per tutte le attività sportive che faccio fai? Faccio tantissime di fisioterapia, sì, soprattutto dopo il padel. Perché il padel, insomma, è un disastro. Per la schiena poi. Sì, però... Non giocare più a padel, fai atletica. No, ma lo sai il problema del padel? Perché nessuno si scalda e fai sempre dei movimenti di accorciamento abbastanza bruschi per la schiena. E quindi pallina da tennis dietro al sedere per cercare di smuovere il nervo sciatico, per allungare un pochino la colonna, il muscolo. Insomma, ne faccio abbastanza di fisioterapia. Beh, ma noi adesso ti metteremo testiamo, alla prova, testiamo. No? Adesso testiamo, perché noi vogliamo dare dei consigli a casa con degli esercizi, proprio per evitare, trovare una postura corretta, per evitare anche il mal di schiena. Tu hai mai sofferto il mal di schiena? Sempre. Tu fisso. Allora, ci sono degli esercizi, no? Che possiamo consigliare in autonomia a casa, senza avere bisogno, a necessità di un dottore fisioterapista. Andrei sul semplice. Eh sì, assolutamente sì. Old but gold. Ci mettiamo a pancia in su. Esatto. Okay. Banalmente dopo una giornata lavorativa che sia statica, esatto, o sia lavoro magari dinamico, con i tacchi come me, insomma, magari stanotte farò un po' di esercizi. Un banalissimo ginocchio al petto per cercare appunto di togliere entrambe le ginocchia. Entrambe. Esatto. Che rilassando le spalle, ok, questo va subito ad allentare le tensioni a livello della zona lombare e durante la ispirazione, quindi quando buttiamo fuori l'aria, se possibile cerchiamo di aumentare la tensione. Può essere fatto in questo modo o con una gamba stesa e l'altra al petto, questo per allungare, molto importante, anche tutta la parte anteriore, che per chi fa un lavoro di scrivania tutto il giorno rannicchiato è fondamentale. Un'altra cosa, sempre per allentare le tensioni posteriori, quindi per chi, per dire, usa molto i tacchi. Esatto, brava, per me. Per allungare anche un po' di più il polpaccio. Ho la cartucciera del fisioterapista. C'è sempre un buon elastico. Mettiamo l'elastico a metà del piede. Ecco, l'elastico così va tenuto con entrambe le braccia. L'altra gamba estesa, così appunto allunghiamo anche la parte anteriore. E da qua, pianino, cerchiamo... testa rilassata, anche le spalle,
cerchiamo di mettere in tensione tutta quella che è la catena posteriore. C'è chi sentirà tirare più a livello di coscia, chi più di polpaccio, quindi magari possiamo aumentare la flessione del piede. E questo può essere un ottimo esercizio per me per stanotte. Grazie, grazie professore Alessandro Gasbardini, grazie alla dottoressa Melloni.